Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nella Sala San Francesco, una sala che ha visto la presenza di Padre Pio attraversarla più volte, perché dalla cella numero 1 lui andava verso la chiesa o viceversa, e qui c'erano tante persone che non facevano altro che attendere il suo passaggio, ecco, soltanto per affidargli qualche preghiera, qualche consiglio, qualche lettera, o anche per vederlo e avere la sua paterna benedizione. Da questo luogo, per raccontarvi il grande amore che aveva Padre Pio per Maria, per la Madonna. In quell'11 febbraio del 1858 la Vergine, la Bianca Signora, apparve ad una ragazza di 14 anni, a Bernadette. E allora possiamo un po' anche tornare nella storia di Padre Pio per raccontarvi che Padre Pio non è mai stato a Lourdes ed è stato un grandissimo desiderio andare a Lourdes, ma come ben sappiamo lui non c'è mai stato, anche se, ecco, anche se ci sono dei racconti che ci fanno supporre che lui conosceva perfettamente Lourdes e la grotta di Lourdes. Infatti già a Raffaelina Cerase Padre Pio scrisse di fare questo viaggio a Lourdes, di non farsi sfuggire questa bella occasione, di questo pellegrinaggio da fare. Andate, sì, ve ne prego, a visitare la Bianca Signora, pregatela per tutti i bisogni della Santa Chiesa, in modo speciale pregate per la povera anima mia. Oh, se potessi anch'io seguirvi in questa visita, che fortuna e che insigne favore del cielo sarebbe per me, ma sia fatta la volontà del Signore. Questo scriveva a Raffaelina Cerase, che purtroppo poi non riuscì a fare questo viaggio, però padre Rosario da Liminusa, che fu per 4 anni circa guardiano di questo convento dal 60 al 64, racconto che da parte di Padre Pio c'era questa grande volontà di visitare questo santuario, e trovandosi a colloquio con un suo confratello che vi era stato, lui raccontò che un giorno sognò il santuario e glielo descrisse in ogni minimo dettaglio. In effetti era proprio così. E poi Padre Rosario, intervenendo nel discorso, gli chiese: vabbè, ma tu lo hai sognato quel luogo? E Padre Pio disse: no, io non sognavo, ero sveglio. E poi ancora un altro episodio, anche un po' tra virgolette divertente, riguarda padre Alessio Parente, che la sera aiutava Padre Pio a lavarsi la faccia prima di andare a letto. E una di queste sere il discorso cadde su Maria, sulla Madonna, e lo stesso padre Alessio gli disse: beh, perché non andiamo a Lourdes, andiamo a visitare la Bianca Signora, padre? E lui disse: beh, io, a me non serve andare a Lourdes, ormai io la Madonna la vedo tutte le notti. E di qui padre Alessio fece una piccola battuta: ah, ecco perché, padre, lei si vuol lavare la faccia la sera e non la mattina, per essere bello davanti a Maria. E padre Pio fece un sincero e semplice sorriso al suo confratello, così come ci racconta anche padre Onorato proprio nel 1968, nell'ultimo anno di vita di Padre Pio. Lui fece un viaggio per Lourdes, prima di partire andò da Padre Pio, chiese la benedizione, così come facevano tutti i frati del convento prima di intraprendere un viaggio, venivano qui e chiedevano a Padre Pio una benedizione. E poi lo esortò: beh, padre, perché allora non facciamo questo viaggio insieme? Perché non viene anche lei con me? E lui disse: beh, io a Lourdes, caro padre Onorato, ci sono stato tantissime volte. Subito padre Onorato disse: ma come fa? Lei non è mai uscito da questo convento, padre. E lui subito ribatté: beh, padre Onorato, a Lourdes non si va soltanto con il treno, con l'aereo o con l'automobile. Ci sono tanti altri modi.